Questo appartiene a, questo, a questa giovane che sta per arrivare, è un bracciale pare in avorio. La proprietaria è questa signorina splendida, avvicinarsi prego, eccola qui, questa è l'acconciatura così, da copertina, mentre lei in realtà è qui, è Lena Biocati. Ciao Lena. Ciao. Benvenuta a Superclassifica. Come vedete Lena Biocati è bionda, ha profondissimi occhi azzurri, così, è uno sguardo scandinavo con intenzioni latine, perché è calda dentro, sì, giuro. Sono italianissime. Italianissime, di Trecate, anche se è nata a Gagliate, l'anno lo tralasciamo perché è giovane, perché porta. Comunque è provincia di Novara, no? Sei novarese? Provincia di Novara, sì. Novarese. Hai debuttato clamorosamente, è bello dire clamorosamente, a Sanremo. Sì. In realtà era anni che ti allenavi a questo cimento, vero? Sì, è da molto tempo che canto, infatti. Ho studiato canto per qualche anno e poi sono entrata far parte di un gruppo milanese, ho cantato con loro per parecchio tempo. Facevate serate, sì. Intrattenimenti, sì, sì, andavate ai matrimoni, non so, no? No, facevamo serate tipo convention aziendali nei grandi alberghi, queste cose. Qui sei una professionista scafata, Sanremo è stato un giochetto. Ho un po' di esperienza, un pochino di esperienza in palcoscenico. E non sei sola in casa, perché c'è, leggo nella tua biografia, perché vedi, che vuol dire andare a Sanremo, ti fanno subito la biografia dopo. C'è una sorella che si chiama Bianca? Bianca, sì, che cantava con me appunto in questo gruppo. Adesso l'hai... No, sei liberata? No, ha partecipato anche lei a Castrocaro alla finale e anche lei ha avuto un contratto dalla CGD, quindi... Sarete insieme? No, insieme no, perché abbiamo pensato che così è molto più stimolante e divertente provare, sì, a prendere questa strada ognuno per conto suo. Era bello, Bianca lei si chiama, Lena, Bianca Lena, i sette nani, potrebbe essere un complesso nuovo. Ma comunque non è detto che non si faccia qualcosina insieme. È una buona sorella, si sa mai. Questa, perché leggendo ti aiuta, è lei che ti ha scritto, oppure sei tu che hai scritto lei a Castrocaro, è stata una cosa vicendevole? Sì, è stato un gioco, nel senso che noi parlavamo insieme di Castrocaro e ciascuna di noi due si è iscritta e nello stesso tempo ha scritto anche l'altra, senza dirlo, per fare una sorpresa, così ci siamo ritrovate iscritte a vicenda ed è stata una cosa molto carina. Che belle famiglie novaresi che si parlano di Castrocaro. Ma cosa si dice quando si parla di Castrocaro in casa? Così, chi è cominciato? Lei, parliamo di Castrocaro. No, leggevamo di Castrocaro e diciamo, hai visto Castrocaro, ma sarebbe carino, ma no, ma sì. Castrocaro. E poi non abbiamo più parlato. Tra poco presenteremo Innamoratevi come me. Come me. Io spero che non corrisponda a questo signore, che uno che perde i bottoni, spettinato, un po' trasandato. Questo è un inno di incoraggiamento agli uomini soli, un po' così disorientati? Questo Innamoratevi? No, no, vuole capito. Semplicemente... dire che questa donna accetta lui così com'è, perché è bello com'è, anche coi bottoni che gli cadono. Allora ragazzi, raccogliete i bottoni e ascoltate Innamoratevi come me da Lena Biocati. Ciao. Ciao. Che rispetti i miei sogni privati, i momenti difficili, gli amori di quando non c'eri tu, la parte di me che non posso dare a te. Innamoratevi come me, di un animale intelligente, innamoratevi di lui come me, del suo mestiere, del
A Super Classifica Show c'è Lena Biolcati.